Ciao e benvenuto. Il video di oggi è dedicato alla respirazione. Sarà il primo di una serie di video, per cui nella classe di oggi faremo i primi passi cercando di capire quali sono le posizioni e gli esercizi fondamentali per imparare a respirare nel modo corretto. Ti serviranno due mattoni e un cuscino su cui io sono già seduto. Se nel metterti a gambe incrociate vedi che le tue ginocchia non toccano terra, avrai bisogno o di un cuscino più alto oppure di un supporto sotto le ginocchia. Quindi prenditi qualche istante per definire un setting iniziale corretto e poi, una volta che l'hai trovato, mani sulle ginocchia e occhi chiusi. E restando nella postura andiamo a portare l'attenzione al respiro. Cerchiamo il nostro respiro naturale, quello che noi abbiamo nelle condizioni di relax, senza nessun tipo di stress o di intervento esterno. Sappiamo che il respiro appartiene sia al sistema nervoso autonomo, che a quello volontario. Quindi noi possiamo decidere di modificarlo, ma durante il sonno il respiro, ad esempio, procede da sé, non abbiamo bisogno di attivarlo. Quindi sta a metà strada tra questi due mondi, il mondo in cui noi possiamo intervenire e il mondo in cui in realtà il respiro si respira da sé. In questo momento cerchiamo di non intervenire. Proviamo a percepire se il respiro è nell'addome, nel torace, nelle clavicole, in modo totalmente passivo. Se sentiamo che il respiro è in un posto dove noi non vorremmo che fosse, ad esempio lo sentiamo nelle clavicole, in questa fase non interveniamo. Accettiamo di respirare nel modo sbagliato. Molto bene. Riapriamo gli occhi, togliamo il cuscino e ci sdraiamo con la schiena a terra. Da qui appoggeremo il mattone, uno dei due, sulla pancia. Tu terrai le braccia accanto al corpo, io per farti vedere i movimenti le terrò più larghe. Continuiamo inizialmente a non modificare nulla e a eseguire una respirazione passiva. Ora per 10 volte attiveremo il gruppo degli addominali in modo tale da invitare il mattone ad andare verso il basso. Lo faremo in espiro buccale, come se dovessimo spegnere delle candeline. Quindi sarà aria fuori dalla bocca, pancia in dentro in modo forzato. Dieci volte e aria dentro dal naso.
Molto bene. Stesso esercizio, quindi forzeremo solo l'espiro attivando il gruppo degli addominali, ma sarà tutto col naso. 10 volte. Molto bene. Ti porterai seduto. Quindi il cuscino dell'altezza che è comoda per te e anche eventualmente i supporti. Io non ne ho bisogno, ma se fossi in questa condizione metterei dei mattoni per rendere la pratica più comoda. Da qua eseguiamo lo stesso esercizio con le mani sulla pancia. Quindi aria fuori dal naso, la pancia, mi metto in diagonale, la pancia rientra, aria dentro dal naso, spontanea, forzo solo l'espiro 10 volte. Perfetto. Ora aggiungiamo l'inspirazione forzata, sempre addominale. Quindi oggi ci dedicheremo esclusivamente alla respirazione addominale. Abbiamo imparato a espirare, svuotiamo. Ricordati sempre che non è un ragionamento solo anteriore, ma è anche laterale e posteriore, perché il diaframma, che è il principale muscolo inspiratorio, quando si contrae, modifica la conformazione della cavità addominale e toracica nelle tre direzioni dello spazio, non solo anteriormente. Quindi un'immagine è quella di un vestito che è troppo stretto e che voglio allargare, potrebbe essere quella dell'omino Michelin, però non è un'azione solo anteriore, anche se si comincia col mattone sulla pancia, ma è anche laterale e posteriore. Per cui a ogni espiro io voglio ridurre il girovita. E a ogni inspiro, come se avesse una resistenza, aumentarlo. Per cui faremo 10 ripetizioni in cui a ogni inspiro diventerai più grande a livello dell'addome, davanti, dietro e di lato, e a ogni espiro come se ci fosse una cintura stretta che riduce il girovita. Lo facciamo insieme. Aria fuori. Aria dentro. Quindi in questo esercizio forzo anche l'inspiro. In questa zona non voglio fare nulla per ora. Solo qua. Qua e qua.
Molto bene. Ultimo esercizio di oggi. Nei prossimi video aggiungeremo dei pezzi, ovviamente ci sarà tutta la parte toracica e clavicolare e anche l'addome non sarà più libero di muoversi, ma verrà inserito un controllo addominale. Però l'ultimo esercizio di oggi è questo. Ti sdraierai con la pancia a terra e o il cuscino o il mattone sul tratto lombare. Appoggerai la fronte sulle mani. E cercherai di fare la stessa cosa che abbiamo visto prima in posizione seduta, quindi inspirare ed espirare in modo forzato. Questa volta però la pancia non sarà libera di andare verso il basso perché c'è il vincolo del pavimento. Sentirai, se sei molto attento, che l'aria andrà effettivamente dietro e di lato. Lo faremo anche qua 10 volte. Ok, ritrovi la posizione seduta. Se hai bisogno dei supporti, li puoi mettere. E ritorni a osservare il respiro naturale. Senza forzare, come abbiamo fatto all'inizio. E prova a vedere se rispetto alle percezioni che avevi all'inizio della lezione, c'è qualche differenza.